Vabbè, così conoscete la mia voce da soprano della Cappella Sistina. Allora, praticamente stamattina alla Lidl, in cassa, assisto a questa scena. Questa signora che litigava con un altro signore e la mamma anziana di questo signore, per motivi ancora sconosciuti, nel senso che ancora adesso non so per quale motivo stessero litigando. Fatto sta che tutto il supermercato assisteva a questa scena. Questa signora, che poi molto dopo ho scoperto essere appunto la signora Mara La Pia, lo intimava e lo riprendeva col telefonino e gli diceva: lasci i documenti, lasci i documenti, lei non sa chi sono io, non se ne vada che ho chiamato la questura. Lasci i documenti, non se ne vada. Questa roba è andata avanti per un paio di minuti. Comunque io sono andata avanti con la mia spesa, ho pagato, ce l'avevo a fianco e lei esce un paio di minuti prima di me, inseguendo questo signore appunto riprendendo col telefonino. Io esco, mi fermo a parlare con la ragazza che è sempre là fuori col bambino, quella ragazza di colore carinissima che è sempre fuori dalla Lidl, e tengo in braccio il bambino e continuo a osservare la scena di lei che litigava con questo signore, con la mamma anziana di questo signore, riprendendo sempre col telefonino. A un certo punto sì, il signore è arrabbiatissimo, gli diceva un sacco di cose, poi sempre per motivi che non so. La signora anziana si è avvicinata, le ha toccato la spalla praticamente, come per dirle smettila, adesso hai rotto le scatole, prende lei e si butta a terra, così. Si butta a terra, quindi io vedo sta scena, restituisco il bambino alla ragazza e mi avvicino perché ho pensato fosse svenuta. Ho detto: oddio, questa si è sentita male. Il mio istinto da croce rossina ovviamente è stato più forte, mi sono avvicinata e le ho detto: signora, che succede? Sta male, è successo qualcosa? E lei dice: no, mi hanno aggredita, non ha visto che mi hanno spinto, cioè delle cose. Io sono rimasta così, ho detto: oddio, questa è matta. Ho detto: ho beccato una matta fuori da lavoro, ho detto: boh, vabbè. E le dicevo: signora, ma di cosa sta parlando? Chi l'ha aggredita? Mi ha aggredita, ho detto: guarda che io ho visto tutto, non l'ha aggredita nessuno. E in quel momento è arrivata la polizia, che ovviamente lei aveva chiamato e che sapeva anche già chi trovava là, ma io ancora non ero a conoscenza di chi fosse questa signora. Quindi niente, arriva la polizia, lei racconta di questa aggressione, io che potevo farmi i cazzi miei, a sto punto non me li sono fatti. Mi avvicino e i poliziotti dico: guardate che io ho visto tutto, non è vero nulla di quello che sta dicendo, io non so perché sta facendo questa scenata, ma non è vero niente, non è stata aggredita. Era un diverbio fra queste persone che non so per quale motivo, ma insomma fatto sta che lei ha fatto un circo incredibile, io ho passato la mattinata con i poliziotti che mi chiamavano di continuo per andare verbale qui, Quindi per questo vi chiedevo, perché questa o non c'è con la testa o io non riesco a capire il senso di sta roba, cioè è arrivata a simulare un episodio lipotimico, a buttarsi in terra, una cosa incredibile, cioè non, e non è finita qui perché so già che mi richiameranno nei prossimi giorni.